Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Luigi Bersani, allora lei è a Nuoro, dove il nostro collega Luca Telese ha appena finito di moderare, di presentare un comizio che lei ha fatto insieme alla candidata del centro-sinistra Alessandra Todde, e però credo che abbia fatto meglio la Meloni nel suo comizio stasera, perché è stato un comizio infuocato con il miglior repertorio populista. Ha detto che con lei l'Italia è tornata incredibile, ha cambiato tutto il paese, dall'immigrazione alle tasse, e che la sua coalizione è unita. Mentre voi, è attaccato voi del centro-sinistra, perché ha detto che con il vostro esperimento del campo largo state trattando i sardi come cavie. State trattando i sardi come cavie? Ma basta che se la Meloni esce dal palazzetto dov'era e fa un giro in Sardegna, si rende conto che non c'è niente di romano in questa vicenda, diciamo, del centro-sinistra. C'è un'adesione di popolo che sta crescendo tutti i santi giorni attorno a una candidata molto forte che interpreta largamente l'idea di una sinistra moderna, democratica, progressista, con dei contenuti molto chiari, molto forti. Invece penso che tutto il mondo, almeno in Italia, abbia visto come si sono congegnati loro trattando a Roma la Sardegna. Si è visto, no? Hanno tirato via Solinas per metterci Truzzo. Solinas hanno cambiato il cavallo, i cavalieri sono sempre quelli, e credo che piuttosto di parlare di cavie, che evocano indirettamente un tema che si chiama sanità. Lei, la Meloni, faccia un giro in tutta la Sardegna e chieda cosa pensano i sardi della sanità in questa regione. Una regione che per numero di abitanti ha più medici dell'Emilia-Romagna e che è riuscita a vedersi ridotta in una confusione e in un disagio incredibili. Questa, la destra è questa, è inutile che parli di cose, dei grandi successi della destra in Italia. Venga qui in Sardegna, esca dal palazzetto, faccia un giro e poi si chieda come mai c'è questa movida di quelle forze che chiamiamo centro-sinistra, ma che sono, ecco, sardi, che hanno voglia di cambiare. Però, e Bersani, che se la stanno giocando seriamente. Se la stanno giocando seriamente, questo poi lo vedremo, alcuni sondaggi dicono esattamente questo, però sì. Voi del centro-sinistra, il cosiddetto campo largo, cosa vi state giocando con queste elezioni? Perché siete pure divisi, perché l'ex governatore Soru è andato per i fatti suoi. Ma insomma, io credo che questa non è una regione dove un posto per gli esperimenti. Qui si sta parlando di una riscossa sarda, punto e basta. Dopodiché qui, effettivamente, in Sardegna c'è stato anche un pezzo, diciamo, del mondo democratico che non ha seguito il progetto dell'Alessandra Todde. Questo mi spiace molto, devo dirlo personalmente. Io cosa sto dicendo qui? Sto dicendo amichevolmente, proprio anche con una punta d'affetto, perché la vicenda di Soru l'ho vissuta anch'io nel 2004, che è incredibile che Soru combatta contro se stesso, perché lui vinse allora perché era profondamente sardo e profondamente innovatore moderno. Alessandra Todde, 20 anni dopo, è profondamente sarda, profondamente innovatrice. Dopodiché vedremo, certo, anch'io lo so che Soru non può vincere, ma può far perdere. Dopodiché i cittadini hanno in mano la decisione, hanno capito che si gioca di poco la questione. Ecco, anche perché ricordiamo.